Ucciso con diverse coltellate sul corpo, è morto così la notte scorsa Peter Cristina, 43 anni, di Merano, brutalmente assassinato nella sua casa di via 4 Novembre da una persona che conosceva bene, molto bene. Il suo assassino, Riccardo Stratzer, di 58 anni, arriva a casa di Cristina. Possiede un paio di chiavi che usa per entrare nell'appartamento. Alcuni vicini riferiscono di aver sentito diverse urla provenire dall'appartamento al terzo piano. Qualcosa va storto e la situazione degenera. Stratzer afferra un coltello da cucina e con diversi fendenti uccide il suo amico. Quando torna a mente lucida, chiama i soccorsi e le forze dell'ordine. «Ho ucciso il mio amico», dice ai carabinieri che in pochi minuti arrivano sul posto. Stratzer è subito posto in stato di fermo. La sua situazione è grave. Per lui l'accusa è di omicidio colposo. Il quadro indiziario al momento è molto grave a carico dell'indagato perché aveva le chiavi dell'appartamento, ha messo lui la propria responsabilità, ci sono macchie di sangue sui suoi abiti che sono stati sequestrati, però adesso le indagini si sviluppano per cercare di capire quale sia stato il movente dell'omicidio e che contesto è nato questo omicidio e poi per cercare di esplorare tutti quelli che possono essere i dettagli del fatto. Il movente non è ancora chiaro. Stratzer, difeso dal legale Nicola Nettis, nel primo interrogatorio in carcere si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sarà ora l'autopsia disposta sul corpo di Peter Cristina a stabilire quante coltellate gli sono state inflitte e quale gli è stata letale. Riccardo Stratzer si trova ora rinchiuso presso il carcere di Via Dante a Bolzano.